L'emergenza coronavirus e l'apprensione tra i cittadini. Al microfono di Andrea Rizzo Pinna. Per fatti di questi periodo che hanno successo, anche per noi è successo un po' di problemi. Fino a qua, da 2 settimane prima, ci sono anche lavorano tanti clienti da prenotare, sempre siamo in pieno. Però dopo, quando siccome è successo questo coronavirus, dal giorno 20 in poi cominciano a sentire solo un po' di telegiornale, radio, e mi sa che anche per voi sa che è un po' di paura dei noi stranieri cinesi, hanno dei paura. Poi da un po' di tempo, adesso dal giorno 20, già un po' meno di lavoro un giorno per un giorno. Capita da 6 settimane scorso, lavora proprio per nulla. Anche per noi la civiltà, anche per altri negozi, ovviamente, ristorante, per noi guadagno sono pesanti. Quello che più gli fa di fare a male sono delle persone che ti danno un occhio diversi ai noi cinesi. Sì, non voglio che per successo di questa cosa per rompere le cose che è successo. Io personalmente parlando sono all'interno e non ho questo, diciamo, paura, perché se ho anche al di fuori da qua dal lavoro è un altro discorso. Se vado anche per dire a comprare qualsiasi altra cosa e vado in un negozio cinese, ci vado tranquillamente. Non vado a pensare, diciamo, oh mio Dio, coronavirus, non esiste. Io la vedo diversamente la cosa. Coronavirus è una cosa drammatica per l'umanità, però siccome la scienza è abbastanza avanti, dobbiamo stare tranquilli, non dobbiamo creare discriminazione tra noi e i turisti che vengono, dobbiamo accogliere, perché i dottori e le persone adeguate a queste situazioni sanno quello che debbono fare. Per me è troppo ingiustificato, troppo allarmismo in giro, che si trasforma anche in razzismo. Non puoi andare a dire alla gente, questi cinesi, che o non li vuoi in un locale o non vuoi, è assurdo, è una cosa inconcepibile, non è da paese democratico come il nostro. Ha già influenzato, perché nei media già si sente che ci sono diverse attività commerciali che ne stanno già subito avendo conseguenze, perché ovviamente l'allarmismo che si crea è tale da indurre poi subito a fare non una visione ben precisa su un discorso di malattia vera e propria, ma si sente dire cinese, e quindi di conseguenza abbiniamo tutto a quello che è il discorso cinese. E quando c'è questa, diciamo, guerra informazione, purtroppo esiste, e quelli che sono più potenti, quelli che capiscono che come si deve utilizzare strumenti, fanno questi disastri e creano i disturbi. Allora, secondo me il coronavirus è un problema reale, ma l'ondata di allarmismo che è stata generata intorno, o comunque anche la possibilità di esserne infettati, è stata ingigantita dalla rilevanza mediatica che ha avuto in questo periodo. Sin dall'inizio gli organizzatori avevano manifestato la volontà di invitare il gruppo della Cina. Ho lavorato in questa direzione ed ero riuscito a trovare un gruppo molto molto professionale di altissima qualità. Però alla fine mio malgrado è a causa anche di questo problema, il governo direttamente, il governo della Cina, ha bloccato la presenza del gruppo della Cina. Anche loro sono molto dispiaciuti, perché avevano il piacere di partecipare. Quindi è stata una forzatura da parte del governo cinese, che li hanno costretti ad arrivare lì, e il mandorlo perde un pezzo forte.